cosa cambierà in Europa. Anche qui c'era un mondo pre-coronavirus che era già fatto di divisioni europee. Tutti gli indicatori dicono che questa crisi sia peggiore di quella del 2010-2011, purtroppo. Ci sono degli studi che dicono che si tornerà ai livelli pre-crisi non prima di 3 anni. Ecco perché c'è bisogno di proteggere il lavoro, ecco perché c'è bisogno di dare liquidità alle piccole e medie imprese che sono alla fine il cuore del nostro sistema economico. All'inizio della pandemia abbiamo avuto delle reazioni molto dure, egoiste, alcuni pronunciamenti anche della presidente della Banca Centrale. We are not here to close spreads. This is not the function or the mission of the ECB. Nella prima fase, il paese più colpito e gli altri paesi colpiti sono stati più celeri nel far vedere come bisognasse cambiare registro. Qualcuno subito all'inizio della crisi, nel pieno della crisi, ha già scommesso che l'Europa sarebbe finita con questa crisi e gli avvoltoi giravano già nello stesso giorno in cui è stato invece approvato il piano di emergenza di 540 miliardi e gli avvoltoi sono dovuti tornare ai loro nidi e presto per cantare vittoria, ma questo è uno scenario dove dalla crisi potrebbe uscire qualcosa di meglio di quello che avevamo prima. Dopo la crisi finanziaria del 2010 in Europa, non siamo stati capaci di far vedere che avessimo un problema comune e non un problema nostro. Allora ci vollero 4 anni perché l'Europa riuscisse a mettersi d'accordo sugli interventi necessari. Questa volta, in 4 settimane, l'Europa si è messa d'accordo su interventi molto significativi. Intervento SURE contro la disoccupazione, il Recovery Fund, che è il cuore della risposta, quello che servirà per aiutare l'economia reale e le imprese, e poi il MES. Siamo stati capaci di trasformare la nostra estrema vulnerabilità in Europa, il paese più indebitato, il paese ritenuto il peggio organizzato, il paese colpito per primo dalla pandemia, in un elemento di forza. Via libera definitivo agli strumenti finanziari per l'emergenza Covid. Il MES non avrà condizioni. Il MES è una parte e nemmeno la più importante della risposta, finalizzata esclusivamente alla questione sanitaria, delle spese sanitarie. Ora sul MES è stata fatta una discussione ideologica, dimostra il fatto che il MES è stato utilizzato una volta, sì, male sulla Grecia, ma il MES è stato utilizzato anche sulla Spagna nella precedente crisi. Non ne parla nessuno perché fu un utilizzo senza nessun problema, senza condizionalità. La Spagna ottenne un centinaio di miliardi di euro, li utilizzò bene e uscì dalla crisi meglio rispetto a tanti altri. I tassi ai quali si prenderanno questi prestiti sono praticamente zero. Se l'Italia decide di non utilizzarlo perché ha trovato altre risorse per il sistema sanitario, bene. L'Europa dovrà trovare un nuovo slancio, un nuovo progetto, una nuova idea. E questa idea si può solo sviluppare con la Germania, che è il cuore e il motore del continente europeo. La Germania, a mio avviso, ha davanti a sé una grande opportunità. Helmut Kohl seppe nell'89 porre il problema dell'unità tedesca come un'opportunità per l'Europa. Aveva contro il mondo, nessuno voleva l'unificazione tedesca. L'importante è che la leadership tedesca di adesso sappia porsi con la stessa ambizione e con la stessa intelligenza, in maniera tale che non siano antagonistici gli interessi dell'Unione e quelli della Germania. In Europa ci sono 2 linee su come intervenire su una situazione come questa. C'è la linea, diciamo, del massimo impegno, che è quella data appunto da Francia, Italia, Spagna e gli altri, che è la linea di dire le politiche per la crescita e le politiche di contrasto alla crisi sociale e sanitaria devono essere sia nazionali che europee. E poi c'è la linea olandese, danese, degli altri del nord che dicono no, l'Europa fa solo stabilità finanziaria e la Germania sta in mezzo. Da come si posizionerà la Germania si capirà come è andata a finire. Che cosa succederà? Come cantava Battisti sulle parole di Mogol, lo scopriremo solo vivendo. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo.